comunali per svolgere una funzione diciamo qualificante per noi e per i bambini. Ecco perché mi sta tanto a cuore la scuola dell'infanzia, dove ci sono rimasta per scelta, ma ripeto, i problemi sono stati veramente modesti. E mi dispiace moltissimo perché diciamo i due pilastri della nostra società sono la politica e la scuola. Non è vero che la politica è una cosa sporca, assolutamente. La politica è una cosa più nobile, perché dovrebbe regolare e regolamentare le azioni civili e sociali di un paese. Io addirittura penserei portare la politica nelle scuole, fare dei seminari, perché i giovani di oggi sono veramente disorientati, per non dire delusi completamente dalla classe politica. Loro pensano che la politica sia qualcosa di attivo e quindi non trovano assolutamente interesse. C'è un pericolo grossissimo di cui ne parla Garibelli, penso che conoscete, il pericolo del populismo. I giovani non hanno soluzioni, invece portando la politica nella scuola, promuovendo chiaramente, non dico la politica come disciplina, però promuovendo dei seminari in palazzo, io credo che i giovani si appassionerebbero. Però non voglio perdere di vista il discorso principale, che è quello della scuola. Ripeto, la scuola dell'infanzia è necessaria, infatti ho parlato di fondamentale importanza della scuola dell'infanzia. Però per fare questo occorre che la scuola si riprenda l'autorevolezza che ha perso. Ora io non sento di attribuire colpe, però di fatto, a parte i colpi, la scuola ha perso di autorevolezza. Io credo che gli stessi genitori considerano poco la nostra passione educativa, addirittura a volte ci ostacolano, si contrappongono, contrariamente a quello che i decreti delegati dovevano realizzare. Però consentitemi di dire che i decreti delegati non hanno avuto quel successo che si erano proposti, un po' per l'ingerenza eccessiva delle famiglie che non sapevano come comportarsi, un po' per, diciamo, per la, come dire, mi dispiace dirlo, però molti docenti restano arroccati un po' sulle posizioni cattedrali, come se avessero paura di perdere il controllo della situazione. E invece famiglia e scuola dovrebbero operare congiuntamente. Ci dovrebbe essere uno sbocco tra
lo scambio di voto. I giovani non sanno cosa votare, ma